teachers of Italian in the US. Thank you. Colgo l'appello e sarò molto molto breve. Invece di leggere quello che avevo preparato, parlerò un po' a braccio del nostro progetto. Ma prima di iniziare volevo ringraziare tutti gli organizzatori, in particolare il professore Luigi De Santis per avermi invitato. Vorrei entrare veramente nel cuore di quello che si è parlato oggi. Ho sentito tanti discorsi molto belli, molto utili, però sono qui a rappresentare non soltanto il Middlebury College, perché da 4 anni sono direttore della Scuola Italiana di Middlebury e sarò direttore per i prossimi 6 anni. Sono anche qui come vicepresidente, futuro presidente dell'ATI, e sono anche qui come professore docente di cinema italiano alla University of Indiana. Prima vorrei partire con una cosa, mi ha fatto molto piacere, mi fa molto piacere come italiano, sono cittadino italiano, sentir parlare di la Fiat negli Stati Uniti, parlare come la Fiat possa rappresentare l'italianità negli Stati Uniti. Allora, per prima cosa vorrei sollevare un problema che mi sta molto a cuore, perché essendomi trasferito dal North Carolina all'Indiana e adesso vivo a Bloomington e così faccio capo al consolato italiano di Detroit, ho sentito 2 giorni fa che si vuole chiudere il consolato italiano di Detroit. Così faccio appello ai rappresentanti del governo italiano che oggi più che mai bisogna tenere il consolato italiano di Detroit aperto, perché sarebbe un controsenso parlare dell'immagine dell'Italia, del contributo dell'Italia con la Fiat, chiudendo il consolato italiano. Primo appello. Secondo appello. Grazie. Secondo appello che volevo fare, sono anni che insegno, prima insegnavo in North Carolina, poi adesso in Indiana, e sono 17 anni che lavoro a Middlebury College. Non sono mai riuscito ad avere un lettore italiano. Allora, secondo appello, aiutateci anche noi a Middlebury, anche noi ad Indiana e a Wake Forest, potremmo veramente utilizzare ed avere un lettore per i nostri corsi estivi, perché, e questo entra adesso nel terzo punto che volevo sollevare oggi, la Scuola Italiana di Middlebury College esiste dal 1932, il primo anno aveva 14 studentesse, quest'anno, dopo tanti anni, la Scuola Italiana di Middlebury non insegna soltanto corsi di lingua, ma insegna corsi a livello post laurea. Ogni anno noi diamo 40-50 Masters of Arts in italiano. Abbiamo una scuola, 2 scuole in Italia, e abbiamo adesso anche un dottorato. Un dottorato si chiama Doctor of Modern Languages, che è diverso dal PhD, perché noi insegniamo non soltanto letteratura, ma facciamo cinema, lingua, cultura. E i nostri programmi, sarei contento di ospitarvi tutti a Middlebury, a venirci a vedere quello che facciamo. Vedo qui che ci sono molti colleghi che hanno insegnato a Middlebury, altri che verranno quest'estate, altri che verranno nel futuro. Noi, a partire dall'anno scorso, ho dato vita a una nuova iniziativa, perché quello che conta per me veramente non è l'autopromozione, non sono qui per dirvi che sono il direttore della Scuola Italiana, sono qui per dirvi invece quello che facciamo per promuovere la lingua italiana e per risolvere i problemi. C'è un grosso problema di cui voglio parlarvi e ho anche una soluzione, almeno dal mio punto di vista. Dall'anno scorso abbiamo iniziato una scuola per bambini. La scuola al primo anno era aperta soltanto ai docenti di tutte le scuole, perché a Middlebury durante l'estate si riuniscono 10 lingue diverse e ci sono 10 scuole diverse. Così l'anno scorso ho avuto l'idea di aprire la scuola italiana ai figli dei docenti delle altre scuole e abbiamo avuto un grande successo. L'anno scorso abbiamo avuto 19 bambini dall'età di 6 fino a 14.
di varie scuole, soprattutto dalla scuola francese, la scuola araba e dalla scuola spagnola e portoghese. Quest'anno ha allargato l'iniziativa anche alla comunità di Middlebury, del Vermont, e anche non soltanto ai docenti delle altre scuole, ma anche ai docenti che insegnano a Middlebury durante l'anno accademico. Abbiamo quest'anno 32 iscritti, bambini alla scuola italiana. Perché questo? Perché è importante, come si diceva stamattina, partire dai bambini ed insegnare ai bambini l'italiano. Come non ho fondi per questa scuola, perché non posso usare i fondi della scuola di Middlebury, che è per l'insegnamento dell'italiano per gli iscritti. Allora, veramente pago gli insegnanti con lo stipendio che ricevo io a Middlebury. Ho chiesto al dottor professor Cipolloni, che è qui, Carlo, di venire quest'estate a Middlebury per vedere la nostra scuola, per iniziare questa collaborazione. L'ultimo problema è questo, che secondo me è un problema nell'insegnamento dell'italiano nel Nord America. E voi sapete che per insegnare italiano nelle scuole pubbliche americane c'è bisogno di questo riconoscimento, cioè di questa certificazione. Il problema è questo, e questo è un problema che si rifà di nuovo a quello che si è detto stamattina: cercare di guardare in un modo globale, non pensare soltanto al proprio campicello. Questa iniziativa non è un'iniziativa da parte mia per portare più studenti al Middlebury College o alla mia scuola, no, è per correggere un problema che esiste. Questo è il problema che voglio presentare. Come ho detto, quest'anno, mentre tutte le altre scuole, fatta eccezione della scuola araba e della scuola cinese, perché ricevono fondi federali, la scuola italiana di Middlebury è l'unica scuola che ha superato gli iscritti dell'anno scorso. Tutte le altre scuole, a causa della crisi finanziaria, hanno meno iscritti. Noi quest'anno a Middlebury avremo 118 iscritti, fra cui 50 iscritti ai corsi di lingue, e gli altri sono studenti che vogliono conseguire un Master's of Art in italiano, e abbiamo anche superato la scuola spagnola e la scuola francese negli iscritti ai corsi di PhD, di Doctor of Modern Languages. Abbiamo 22 studenti, 18 nuovi iscritti quest'anno. Ma paradossalmente, che cosa succede? Finisco, che noi diamo questi master agli studenti, però gli studenti poi non possono andare ad insegnare l'italiano perché non hanno la certificazione. Allora, quello che io propongo, con l'aiuto dell'ambasciata italiana, con l'aiuto del professore De Xantis, con l'aiuto dell'ATI, con la sponsorizzazione dell'ATI, vorrei proporre una task force, cioè un consorzio, la task force per studiare quali sono le università americane che già hanno un programma per la certificazione, di collaborare con noi a Middlebury, così i nostri studenti possono conseguire allo stesso tempo il master in italiano e anche l'abilitazione per poter andare a insegnare l'italiano in tutte le scuole. Questo è quello che io propongo. Perché Middlebury? Perché Middlebury è l'unica scuola estiva nel Nord America che durante l'estate è in sessione, e in più abbiamo il numero più alto di studenti iscritti ai programmi post laurea. L'anno scorso ho ricevuto tante telefonate, ogni anno ricevo delle telefonate da vari stati dove, sapendo che abbiamo questo programma, alla fine dell'anno ci chiedono di mandare insegnanti. Non posso mandare insegnanti perché non hanno l'abilitazione. Allora, vorrei creare un consorzio di università interessate e, insieme con l'ATI e il professor De Santis dell'ambasciata, creare a questo task force per vedere quali sono le università che hanno questo programma di venire a Middlebury. E volevo concludere con una cosa, dicendo che non dovete temere, come ho detto, che questo si faccia per avere più studenti a Middlebury. Non abbiamo bisogno di studenti, quello che abbiamo bisogno di creare insegnanti che possano diffondere la lingua italiana in tutti gli Stati Uniti. Da solo non posso farlo, perché questo dovrebbe partire dall'iniziativa dell'ambasciata italiana, che potrebbe far pressione sul Dipartimento di Stato. Grazie. Grazie mille, grazie per...